salve. Chi è lei? La porta accanto. Ah! Abito alla porta accanto. La signora Oz. Rosemary. Si ricorda? Ah sì, salve. Salve. Ho suonato tutte e due le porte. No, 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 io i campanelli non ci faccio molto caso. Oh, ho già abbastanza da fare. Ah, i bambini, vero? Sì. Come stanno? Bene. Tutto bene? Sì. Bene. Te ne ha, vero? Sì. Portano via tanto tempo, ma ne vale la pena. Non ho troppa scelta. Da. Ah, ma io non voglio stare da fare. No. Voglio dire, se stavo andando a letto. A letto? Beh. Oh. Ah no, è che oggi non mi sono vestita tutto qua. Oh, ma sta bene? Sì? Oh, sì, sì. Non dovevo andare in nessun posto. Vabbè. Sono settimane che non vado in nessun posto. Peccato. E sono settimane che non mi vesto. Già, infatti devo dire che non l'abbiamo mai vista. No. Perché stessimo curiosando, per carità. Però non l'abbiamo mai vista. No. Vuole sedersi? Sì, grazie. Mi inchino solo. Si trova un posto. Non si preoccupi. Grazie. A dire la verità, ci chiedevamo se si sentiva bene. Io e mio marito. Terry, mio marito, è stato lui a farmi notare che non la vedevamo da un po' di tempo. No. Certo, sentivamo i bambini. Ma non che ci dessero fastidio, per carità. Però li sentivamo e non vedevamo lei. No. Né suo marito. No. Così ho detto a Terry, dico, se avessero bisogno di noi si farebbero vivi, no? E dove siamo lo sanno. Se invece vogliono stare per conto loro, padronissimi, voglio dire. Per questo hanno tirato su quel muro tutto intorno al giardino, no? Per stare per conto loro? Eh sì. E per noi va benissimo. Poi 10 minuti fa abbiamo ricevuto questa telefonata. Telefonata? Sì, ha risposto Terry, mio marito, e gli dicono accetta una telefonata a carico da un telefono pubblico a Middlesbrough. E Terry dice, buona questa, chi mai conosciamo a Middlesbrough? E io gli dico, assolutamente nessuno. E Terry dice, buona questa, si può sapere chi ci chiama? È qualcuno che conosciamo? Se è qualcuno che non conosciamo, non vogliamo buttare via soldi per parlarci, ma se è qualcuno che conosciamo, come niente un'emergenza e dopo ci resta rimorso. E la centralinista dice, fate un po' come vi pare, per me fa lo stesso, l'accettate o non l'accettate? Così l'abbiamo accettata. Ed era suo marito. Harry? Sì, Harry, il signor Compton. E che voleva? Beh, voleva lei. Era molto preoccupato. Dice che la chiamava da molti giorni. Aveva anche fatto controllare la linea, ma non rispondeva mai nessuno. Oh. Suonava? Beh, forse sì, io ai telefoni non ci faccio molto caso. Oh, beh. In ogni modo, era molto preoccupato. Così ho detto che mi sarei affacciata a controllare. Ho questo numero se lei volesse. Ma lei sta bene? Sì, sì, sì. Sentivo cosa faceva Nicholas. Ah, è piccolo? No. Ah. Mi scusi, sono una gran maleducata. È che, cioè, non parlo con nessuno da molti giorni e mia marita a casa ci sta poco, quindi... Capisco benissimo. Vuole il suo numero? Eh? Il numero di telefono di sua marita a Middlesbrough, lo vuole? Ha detto che non si muove di lì, è un albergo. No. Se vuole dirmi qualcosa me lo venga a dire in faccia, altrimenti stia zitto. Ah. Bene. Eccolo qui. Vuole bere qualcosa? Oh, bere? Sì. Oh, non so se è il caso, ma che ore sono. Ma sì, grazie, perché no, appena appena. Arancia o limone? Come ha detto? Spremuta d'arancia o spremuta di limone? Ah, o del latte? Ah, capisco. Su, avanti, sto aspettando. Spremuta d'arancia o spremuta di limone? Non è che per caso potrei avere un caffè? No, il caffè te ne svegli. La spremuta d'arancia è quello che ci sta. Ma io però... Ma, buona, ferma lì con le mani a posto. Torno subito. Signora! Un attimo, Rosemary, arrivo! Ecco!
fa, Rosemary? L'ha portato? Rosemary? È sul tavolo! Vieni dentro un attimo. Non capivo che fine avevi fatto. Dovevi solo darle il numero. Voglio che tu la veda. Voglio sentire che ne pensi. Secondo me non sta bene. Eh? Beh, sembra un po'... È malata? Non lo so. Vabbè, o è malata o non lo è. Sì. Eccoci qua. Buonasera. Ciao, mio marito. Terry, vero? Sì. Proprio bello, mi accomodati. Ah, Rosemary, la tua spremuta d'arancia? Ah, sì, grazie. Spremuta d'arancia? Sì. E che fai, la bevi? A me piace la spremuta d'arancia. Sorpresina! Gli ho portato dei cioccopicchi buoni, buoni. Amano, li dovete mangiare tutti. Uscito di voi due. Che bella. Ah. Allora, come va? Scusi, non ricordo, Leslie, vero? Signora Compton. Sì, signora Compton. Come sta? Bene, grazie, Terry. Sei molto gentile a chiedervelo. E il signor Compton? Stava bene anche lui, l'ultima volta che l'ho visto. Rosemary, cara, non fare tutto quel rumore quando bevi. Scusi. Sì. Dicevamo, suo marito non sta molto in casa. Beh, certo, col lavoro che fa. Non ne ho idea, Terry. Chi ci sta sempre e chi non ci sta mai. Prendami. Io a casa ci sto alle 6 spaccate tutte le sere. Questa vuole così e non si sgarra. Lo sono certo io che... Dai, sì, mi fa un po' invidia suo marito. Per il fatto che va in giro, voglio dire. Se uno ci pensa è più naturale. Per un uomo è più naturale. Beh, prima era così. La donna nella caverna e l'uomo fuori, che cacciava. Oddio, in quei tempi era che l'uomo andava a caccia di roba da mangiare. Oggi si va a caccia di qualcos'altro, no? Jerry! Oggi si va a caccia di altre cosette! Adesso non fare lo sciocchino, per favore. Scusi. Ottima questa spremuta d'arancia. Piena di vitamina C. No, sul serio, lo dico sempre anche a Rosy. Un uomo non lo può mica mettere in gabbia. Se così lo perde. Capisce quello che voglio dire, ovviamente. Sì. Ma questo sarà vero anche per noi donne, non credi, Terry? Certo, giustissimo. Come sarebbe a dire giustissimo? Tu ci stai bene a casa, no? Sì, certo. Appunto, è come dico io. Tu sei la donna, stai bene a casa a fare quello che devi fare. Io sono l'uomo e ho bisogno di uscire e andare in giro. Ma non lo so mica. Tu se non ti spingessi io non metteresti mai il naso fuori di casa. Ma che dici che sto io tutto il giorno? Ma solo perché sei costretto. Tu, quando proprio non devi uscire, ti metti in poltrona, guardi la TV e vai a letto. Mi devo rilassare. Non fai altro che rilassarti. Me lo vorresti negare? No. Ma come no? È bene detto, mi posso... Non vi bisticciate! Non voglio sentirvi bisticciare! Come? Scusi. Terry. Vuoi della spremuta d'arancia anche tu? Per questo che fai così? Spremuta d'arancia? Sì. Io? Non è che vada matto per quella roba lì. Prendo un altro di questi, se permette. Fermo lì! Quanti ne hai mangiati? È il secondo. È solo il secondo. Secondo? Sicuro? Sicuro, sicuro? Va bene, allora. Secondo e ultimo. Ti prendo un bel bicchiere di latte e quello sì che ti... Oh, no, no, il latte è proprio... Oh! Seduto! E non saltare di qua di là mentre mangi. Seduto! Hai ragione, è strana. Ce l'avevo detto. Non mi sorprende che il marito se la sia squagliata. Beh, forse per questo che è strana. Perché? Perché lui se l'è squagliata. Balle. E anche con quell'altra storia. Diamoci una calmata se non ti dispiace. Ma quale storia? Questo fatto che io non esco mai di casa. Ma è vero. Prima di tutto non è vero. E poi ci faccio la figura di idiota. E anche se è vero, supponiamo. Non c'entra niente che tu lo dica davanti degli estranei. Mamma, quanto sei permaloso. Come parlo sbaglio di questi tempi, è così.
Quasi sempre. Ora che mi ci fai pensare. Non fai altro che punzecchiarmi. Ce l'hai come dalla mattina alla sera. Non so che ti è preso ultimamente. Ho sempre voglia di aprire bocca. Sei di cattivo umore da quando ti alzi fino a che non vai a letto. Ma di che parli? Brontoli e ti lamenti. Ma stai zitta, va. Starti accanto è diventato un supplizio di questi tempi, dico davvero. Ti ho detto di stare zitta. Certe volte, se tu te ne andassi da qualche parte, non mi sembrerebbe vero. Non sto scherzando. Ma non mi tentare. Ma sapessi che voglia ne ho certe volte. Ma meglio che lasciamo perdere, va. Bella notizia. Se credi che mi faccia piacere stare tutte le sante sere tutto a guardarti... Perché ti avevo sbagliato queste schifezze? Ti sbagli! Io se non ti dispiace! Forza, andiamo! Mi abbiamo dovuto dare il frutto d'arancia! Forza! Cosa sono tutti questi santi? Attenta, chiedo scusa, ma dove... Ma niente! Ferri, cosa ne ha fatto? Grazie. Non lo meriti! Non lo voglio! Oh, adesso non essere noioso, per favore! Mi ha sempre fatto schifo! Senti, Perry, se vuoi rimanere una mezza cartuccia, appare tu! No, senta molto! Ma quando poi inizieranno a caderti i denti e le unghie, non venire a piangere da me, hai capito? Lo vuoi un certo picco? No, grazie. Ma dai, guarda, ci sono anche ciocco picchi al latte, ciocco picchi buoni buoni. No, davvero. Allora, Rosy, ti muovi sì o no? Va bene. Allora, quando è così, bene. Soffiati il nasino e bevi. Caspita, l'hai finita tutta, eh? Non l'ho bevuta io, è stato lui. Cosa? Sì, l'ho bevuta lui. Terry, hai bevuto la spremuta d'arancia di Rosemary? Senta, c'è un programma. Terry, vuoi... hai bevuto la spremuta d'arancia di Rosemary? Senta, buonasera. Sì, non è una cosa brutta. E si prende sempre tutto quello che vuole. È davvero bruttissimo. Non si sogna mai di chiedere. Io me ne vado. Non prima di aver chiesto scusa. Avanti. Buonanotte. E non tornare qui finché non avrei chiesto scusa, hai capito? Su, avanti, Rosemary, fate bene. Ecco come bisogna trattarlo. Beh, mi dispiace, ma non ammetto che nessuno si comporti così in casa mia, chiunque sia. Ora, terrà in uso per giorni e giorni. Vabbè, ma noi mica ci preoccupiamo per così poco, vero? No, è solo che a volte succedono delle cose e tu non ce la fai. E poi lui torna a casa la sera e se la prende subito con me. E io... Non piangere, poi c'è qualcuno che ti sta guardando, sai? E chi? È Jimmy Leprotto! C'è Jimmy Leprotto che ti sta guardando, non vorrai mica farti vedere piangere da Jimmy Leprotto, vero? Oh, no, anche Jimmy dice di no. Allora, era una risatina? Non era una risatina? Ma era una risatina, era una risatina? Ma che fai, era una risatina? Mi sono chiuso fuori. Sei venuta a chiedere scusa? C'è la chiave, Rosy? Sì. Dammela. Non dargli nessuna chiave, prima deve chiederti scusa. Io non chiedo scusa a nessuno. Voglio le chiavi di casa mia, se non ti spiace. Forza! Rosemary, le chiavi a me, avanti. Rosy? Rosemary, dammi immediatamente quella chiave! Rosemary? Rosemary, adesso, avanti! Le dispiacerebbe darmi le chiavi di casa mia? Certo. Grazie mille. Non appena avrei questa scusa. Ho già detto che non chiedo scusa a nessuno. E allora rimani senza chiave. Senta, io domani devo andare a lavorare. E non ho nessuna voglia di stare qui a fare dei giochi con una pazza frustrata. Harry, non ti badare, Rosemary. Cerca solo di fare il prepotente. Me la dà questa chiave, sì o no? Sì, non appena avrei chiesto scusa. Avanti. Benissimo. Allora me la devo venire a prendere. Tu devi solo provarci, signorino. E va bene. Proviamoci e vedrai cosa ti succede. Non scherzo mica. Neanch'io. Senta, io non voglio
mi dia la chiave. È brava. No, prima chiedi scusa. Scusa! Con garbo! Mi dispiace davvero, Nosy. E ora mi dia la chiave, santi Dio. No, prima ti siedi, bevi il latte, poi ti danno la chiave. Porca miseria! E il latte modio! Yeah.